una volta parlavamo del fenomeno mafioso come una realtà legata ad alcune regioni, alcune parti del Mezzogiorno, sappiamo bene che oggi è un fenomeno altamente diffusivo, anche se naturalmente l'insediamento della mafia ha delle manifestazioni diverse. Per un'Italia senza mafia, a 30 anni dalla strage di Capaci, se ne è parlato nel corso di un seminario organizzato a Firenze dall'Accademia Toscana di Scienze e Lettere La Colombaria. Il titolo dell'incontro è sicuramente un auspicio. Dopo 30 anni delle grandi stragi del 92 e del 93, che la reazione civile, la rivolta della società civile portasse a una liberazione della mafia. In realtà purtroppo non è così, ma credo che la riflessione di oggi sia molto importante per fare il punto della situazione e anche per elaborare le mosse future per arrivare a quel risultato che abbiamo auspicato nel titolo del nostro seminario. Le indagini che sono state agevolate dall'arrivo nell'elenco veramente ricco dei collaboratori di giustizia di Gaspare Spatuzza. Con Gaspare Spatuzza abbiamo riaperto tante pagine di quella tristissima storia che si sono concluse, per farla breve, con i due ergastoli ulteriori e nuovi inflitti a concorrenti fino a quel punto non raggiunti da prove, che erano Tagliavia Francesco e il ragazzo che raccoglieva i quintali di esplosivo e li nascondeva nel fondo di un porticciolo vicino Palermo, che era D'Amato. Innanzitutto abbiamo meno mafia adesso che al tempo delle stragi, cioè questo è un fatto positivo. Cosa Nostra è sostanzialmente ridotta ai minimi termini. 'Ndrangheta sta subendo colpi pesanti, la Camorra anche se meno visibili. Quindi certamente è una stagione diversa. Quanto alle ombre, guardi, credo che sia stata una fase di grandi pasticci attorno soprattutto alla strage di Via Mariano D'Amelio, fatta anche, devo dire, da qualche ufficio giudiziario.